cosa posso fare adesso? Unire Breakdown e Ghost. Ciao a tutti, con questo breve video volevo raccontarvi un attimino di cosa si andrà a parlare al Silviana Drum Camp, ma più che altro ho deciso di fare anche questo video per farvi un attimino capire qual è il concetto che c'è dietro. Perché? Perché continuo a ricevere domande, ma sia per il camp che anche sulla mia pagina o via mail, di consigliami un esercizio, oppure quali esercizi mi consigli, cosa mi consigli di fare per questa cosa. Allora, si parla sempre di esercizi, e io questo lo vedo più o meno ovunque, cioè parliamo sempre di questo esercizio, quell'esercizio, quel libro, l'altro libro, e non si parla mai di modalità, che è la cosa che a me più interessa, cioè, ed è la cosa secondo me che evita di creare quello che è, io la chiamo la fotocopia. Per fare questo userò un esercizio, o meglio, prenderò un rudiments semplicissimo e cercherò di farvi capire cosa intendo per modalità. Per farvi capire questo concetto, vi faccio questa, vi lascio questa piccola immagine. Cioè, per me parlare di esercizio è come parlare di una bottiglia di plastica vuota che galleggia in mezzo a un mare. Ora adesso piano piano arriverò al perché vi lancio questa metafora. Perché ovviamente l'esercizio possiamo quindi vederlo come una sorta di linea orizzontale, no? Scegliamo un esercizio, lo proviamo, lo facciamo, ok, passiamo ad un altro esercizio, lo proviamo, sarà un'altra linea, un'altra linea. Cosa posso fare però, o meglio, cosa succede? Che andando a pescare tante linee, tante bottiglie nel mio, diciamo, nel mio mare, alla fine devo poi trovare anche una modalità per cui dare un senso e trovare una via di collegamento tra tutti quelli che sono gli esercizi che io sono andato a guardarmi. Questo cosa crea solitamente, e spesso mi succede, spesso lo vedo anche nei miei allievi, un sacco di confusione. Cioè, si prende una nozione di qua, si prende un pezzo di là, si prende un esercizio di qua, si prende un esercizio di là e si cerca poi di trovare una via. Quello che voglio fare io, che cos'è? E oggi vi faccio con questo esempio. Cercare di farvi capire che questa bottiglia che galleggia la possiamo riempire e farla andare giù, quindi portarla verso un discorso più verticale, quindi scendere in profondità scegliendo un solo esercizio. Ora scenderò un po' più appunto in verticale. Prendo come riferimento il Flam Accent, quindi rudiments che conoscete, penso, credo tutti, e cercherò di trovare il maggior numero di vie, di modalità, per poter studiare questo Flam Accent e andare in profondità sul Flam Accent. Quindi, prima cosa che posso fare, sicuramente cercare di analizzarlo tecnicamente. Perché? Perché per poter permettere alle mie mani di non avere problemi nel momento in cui io andrò ad inserire i miei arti inferiori, quindi in questo caso i piedi. Oggi ovviamente non ve lo farò vedere, o cercherò di farvi capire qualcosa picchiando a terra, diciamo, ma di questo se ne parlerà ovviamente nel drum camp. Allora, cosa faccio per prima cosa? Vedo qual è l'origine del Flam Accent. Sono gruppi di tre note, non dico terzine perché non voglio fissare la mia mente nel discorso, diciamo, di metrico, quindi voglio dire un gruppo di tre note che ha un flam in prima posizione e due grace note, non ghost note, perché vedremo dopo adesso perché, in seconda e terza posizione. Quindi abbiamo flam, tap, tap, flam, tap, tap, flam, tap, tap. Ok. Ovviamente cosa vado subito a notare? Tolgo il flam e vado a controllare dove sta l'upstroke per capire meccanicamente cosa succede. Quindi avrò down, up, tap, down, up, tap, down, up, 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 up. Perché è importantissimo vedere dove sta l'upstroke? Perché dico sempre che il flam non va ad influire meccanicamente nella posizione dell'upstroke. Cosa significa? Up, 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 flam, up, flam, up. Up, flam, up, flam,
Questo perché lo dico? Perché spesso vedo provare questo flame accent e nel momento in cui si aumenta un po' la velocità, lo scompenso tecnico fa sì che le mani inizino a o alzarsi o a non rispettare più l'upstroke. Up, 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 up. Perfetto, quindi ho analizzato una prima cosa. Vi posso garantire che se già provate a fare questo up, 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 non sarà semplicissimo. Ed è una prima analisi tecnica che posso fare. Poi cosa posso andare a fare sicuramente? Utilizziamo un'altra modalità, la modalità del breakdown, quindi vedere cosa succede alle mie singole mani all'interno del flame accent in questo caso, perché sempre di flame accent parleremo. Quindi io ho messo un metronomo a 108, 3, 4, isolo la mano destra, down, tap, 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 down, tap, 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 up, 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 ok, ora isolo la mano sinistra, ok, ora dalla mano destra inizierò isolando la mano destra e aggiungendo un colpo alla volta. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sono la mia figura originale, potrei fare la stessa cosa con la sinistra. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Perfetto, ho trovato una seconda modalità per studiare questo frame accent. E perché io mi soffermo in questo primo ambito meccanico? Perché più riesco ad andare ad analizzare il mio rudiment, cioè in questo caso il mio esercizio, la mia bottiglia in modo specifico, meno problemi avrò quando dovrò orchestrare questo flame accent e aggiungere i piedi. Possiamo usare anche un'altra modalità che è abbastanza complessa meccanicamente parlando, ma non a livello concettuale, ovvero che cosa? Il ghost. Da qui prima non parlavo di grace note, ghost note in drumline significa mimare la nota. Questo è fatto sia per una ragione coreografica, ma anche per una ragione proprio meccanica e di pressione. Cioè, cosa significa? Che spesso e nel 99% dei casi l'accento, in questo caso sulla prima posizione, o comunque gli accenti, vengono pensate come note suonate più forte, quando invece basterebbe pensarle come note suonate più alte di altezza. La differenza qual è? A livello sonoro, quindi una avremo, diciamo, come viene suonato spesso e volentieri è questo, senza il flam ovviamente, sentite il suono, spero riusciate a sentirlo, sto premendo, quindi suono più forte, ah, così invece sto suonando più alto ma molto più leggero. Ora cosa posso fare? Ghost, andrò a mimare questa nota accentata per fare che cosa? Per togliere pressione da questo colpo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ora lo faccio esattamente come prima con il flam. Thank you.
cosa posso fare adesso? Unire Breakdown e Ghost. Ok, questa poteva essere un'altra modalità. E ora che cosa ho fatto? Un'analisi tecnica, cioè non ho fatto nient'altro che prendere questo rudiments, questa mia bottiglia, e iniziare a riempirla un pochino per riuscire ad andare un po' più in profondità a livello tecnico. Ora cosa posso fare, per esempio? Ragionare su un discorso magari più musicale. Quindi cosa vuol dire? Sempre con il Flemacent, non cambierò mai questo rudiments, in questo caso ovviamente. Posso stabilire già che avendo tre posizioni differenti, perché ho tre note, fondamentalmente un ciclo di tre note, non parlo di terzine, non voglio parlare neanche di tre ottavi, non voglio dare nessun riferimento mentale a questa cosa, posso lavorare su differenti posizioni. Una prima cosa che posso fare, quindi cosa significa? Prima posizione, seconda posizione, terza posizione, ok. Ovviamente posso usare queste tre posizioni sempre, diciamo, senza interrompere, quindi badate bene che se io non do un riferimento di, a livello di tempo, il movimento meccanico è sempre lo stesso, perché io ho 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, ho sbagliato l'ultimo conteggio, ma per farvi già capire quanto già andando a togliere questo click, ovviamente il movimento non è mai cambiato e ho già scoperto tre differenti posizioni sulla quale lavorare, sempre utilizzando Flemacent. Ora cosa potrei fare, per esempio? Potrei decidere di tenere fisso il mio accento, ma muovere il flam sulle tre differenti posizioni. Perché no? Quindi 3, 4, 1, 2, 3. Quindi ora terrò l'accento fisso in prima posizione e muoverò il flam sulle altre posizioni. 3, 4. Ok, e ho, cosa ho fatto? Flam fisso, cioè scusate, accento fisso, flam in movimento. Perché non fare il contrario? Altra modalità, quindi flam fisso, accento in movimento. Ovviamente sulla prima posizione saranno corrispondenti. 2, 3, 4. Ah, scusate, 4. Scusate, le faccio. Ok, e così ho trovato un'altra modalità, sempre utilizzando il Flemacent, sempre facendo lo stesso identico gioco, ma cambiando le modalità. Ora, cosa posso fare anche, ovviamente? Cambiare suddivisione. E qua si aprirebbe un altro mondo, quindi sempre con il Flemacent, ma non più pensarlo a un ciclo di 3, e quindi in questo caso ovviamente rispetto al click in terzine, ma pensare alla figurazione del Flemacent di 3 in
sedicesimi, oppure terzine e poi sedicesimi, quindi 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok? Ovviamente potrei fare la stessa cosa. Perché no pensarlo in ottavi? Ovviamente perché no anche magari i sedicesimi con cost, vediamo se riesco. Breakdown. Ok. Ovviamente ho parlato solo di alcune suddivisioni. In questo caso cosa potrei fare? Iniziare a lavorare con i piedi, quindi... e così via, iniziare ad orchestrare, così via, iniziare a lavorare su altri tipi e altre modalità. Ovviamente, adesso giusto per capire, è 18 minuti che stiamo parlando di Flame Accent. Questo è un sistema per farvi vedere, ovviamente prendendo veramente un esempio, e tra l'altro non sono neanche stato rapido, avete visto 18 minuti, su cose, come possiamo studiare il Flame Accent e riempire questa bottiglia per cercare di portarla giù. Perché? Per non creare delle copie, cioè per non creare la fotocopia, per non fare sempre l'esercizio così come è scritto, punto e basta, passiamo a un altro esercizio. Oppure... trascriviamo, che è ottimo, va benissimo, il groove del tal batterista e una volta che l'ho fatto, finito, passo ad altro. Perché? Perché di solito quelle forme, io vedo sempre più spesso che quelle tipo di forme, soprattutto quelle suonate dai grandi batteristi, sono in realtà delle forme che sono un punto di arrivo concettuale. Quindi sono arrivati a suonare quel groove perché hanno fatto una strada e hanno fatto diverse modalità magari su uno o più esercizi. Quindi studiare già la forma, diciamo, finita non è mai troppo utile, o comunque può essere limitante. Di questo e di tanto altro si parlerà al Selviana Drum Camp. Io ovviamente non vi rompo più, quindi ci vediamo il 27, 28, 29, venerdì, sabato e domenica, e parleremo di tutte queste cose applicate anche al drum set, e non solo queste, ovviamente io ve ne ho fatte vedere solamente alcune. Ci vediamo al Selviana Drum Camp. Ciao!